Popolo di tamponati, buongiorno e benvenuti da 9000 giri. Buongiorno Luca, Ciao tutto Frank, bene? tutto bene, noi siamo sempre qua, Bella macchina, a Laura. bella macchina, poi vabbè, ognuno dirà la sua, ragazzi, piace o Sì. non piace, io preferisco la GP, sono della mini altre generazioni. Come quella lì. Là sotto c'è una Là GP, sotto c'è là una sotto c'è GP una della GP generazione vera, quella. dico io, anche se questa è Quella verissima. lì è un po' più datata. Allora, spiegacela, dai, cosa Allora, avete questa qui, fatto? allora, è una, tra l'altro è la prima che vediamo, di due fratelli molto simpatici che ce l'hanno portata, due bravissimi ragazzi, praticamente appassionatissimi di mini, perché ne hanno anche un'altra, non ho capito bene che versione sia, pare che quell'altra sia una versione ancora più particolare di questa, ne hanno fatte 30 pezzi al mondo, hanno la numero 30 dipinta sulla fiancata. Questa, ripeto, è la prima che vediamo ed è, diciamo, è molto recente, quindi una mini GP, ne hanno fatte 3.000 al mondo, contrariamente a quelle precedenti che ne hanno fatte 1.000 in meno, 2.000 pezzi quelle precedenti. E in Italia ne distribuiscono, ne distribuiranno 150, quindi loro sono uno dei 150 Proprietari di fortunati questa vettura. proprietari di questa macchina. Ok, qua sulla fiancata c'è il numero progressivo 1089. Vabbè, è una macchina, devo dire, a tiratura limitata, come tutte le macchine a tiratura limitata, ha un senso particolare. Poi, ripeto, può piacere o non piacere, d'accordo, però è una macchina molto, molto Ma io prestazionale. non ho dubbi, rimango perplesso da queste modanature laterali, questi che non ho E capito se hanno un molto. effetto. Se hanno una funzione aerodinamica, se volevano fare qualcosa di estetico, non sapevano più cosa inventarsi. Però mi piacerebbe Vedendo capire i. a chi piacciono perché gli piacciono, non lo No, so. hai perfettamente ragione. Dal mio punto di vista, ripeto, è una macchina che ce ne sono talmente poche che è difficile conoscerla a fondo. Forse sarebbe più opportuno sentire direttamente i proprietari che sono molto più, come dire, sul pezzo rispetto a noi che ne vediamo tante. Comunque, dal mio punto di vista sono tutte modifiche che hanno un senso tecnico, non penso le abbiano messe solo per una questione estetica, quantomeno queste parti qua. Visto un po' i dati, ti do due dati così al volo. È una macchina che pesa 1250 kg, sviluppa più di 300 cavalli, credo 304 nello specifico, 450 Nm di coppia, quindi già questo la dice lunga, nel senso, sì, rimane sempre una mini, però una mini veramente con gli steroidi, nel Sono senso, dati di una Porsche, di sono una. dati di una Porsche. Lo 0 a 100 lo fa in 5,2, ma il dato particolare più che lo 0 a 100 è la ripresa dal 100 a 200, che lo fa in poco più di 10 secondi. A detta appunto dei ragazzi che sono molto esperti, molto più di me su questa macchina qua, pare sia la macchina più prestazionale in quella fascia di ripresa, cioè siamo a livello di Lamborghini o Porsche o macchine di questo genere qua. Quindi diciamo Una che piccola belva, ha un sì, perché, certo. ha un perché. Poi ripeto, al di là del prezzo, è una macchina che di listino viene più di 40.000 euro, poi con optional o pacchetti vari che ci sono, credo che sfiori i 45.000 euro. Deve essere veramente un appassionato, deve essere veramente un appassionato. Beh, loro se poi hanno la tendenza, no, a voler collezionare Sì, vetture di sì, sì. questa, cioè queste mini GP, evidentemente non poteva mancargli. Sì, diciamo che allora, se uno è appassionato che sia di mini piuttosto che di qualunque altra macchina e se lo può permettere, ovviamente parliamo sempre dal fatto anche economico, conviene andare su macchine di tiratura limitata, molto limitata, cioè non ha senso andare a prendere una Cooper S perché ce ne sono tante, questa qua è una macchina, ripeto, in Italia ce ne sono 150, se tu sei uno dei pochi fortunati, te la mantieni sicuramente, il suo mercato lo mantiene, quello è poco ma sicuro, al di là della passione intrinseca che uno Va può bene, senti, avere. molto particolare anche la finitura di Sì. queste minigonne laterali, no? Che Sì. sembravano macchiate. Io nella mia ignoranza sono andato col dito a togliere il Sì, è vero, fango, sembravano quasi invece non è sporche. fango. Sì, no, un materiale particolare che appunto hanno, poi ripeto, sembra un po' la macchina di Batman con queste alette laterali. Io credo, sono abbastanza convinto che abbiano un senso tecnico, quantomeno per quanto riguarda i flussi laterali. Sperando che qualcuno risponda a sto telefono che suona, però possiamo vedere gli interni. Sì, Ne approfittiamo, perché non è una macchina che assolutamente, vedremo spesso nel prossimo assolutamente, assolutamente. futuro. Vai, ecco Pascal, un abitacolo molto moderno. Due posti Questi. secchi, sì, mi ero dimenticato di dire appunto due posti secchi. Dietro c'è una barra di rinforzo che ovviamente taglia totalmente la parte posteriore, quindi serve per irrigidire la parte telaio. Ovviamente questa dietro non ci si siede nessuno, omologata per due.
quindi non hai problemi ad avere il taglio del baule. La finitura interna può essere similare a quella di una, non credo ci siano tantissime differenze rispetto a quelle di una Cooper S, John Cooper Works normale. Quello che fa la grossa differenza da un punto di vista estetico è la parte posteriore, questo alettone qua, ecco, scomposto la in due parte posteriore parti. Devo dirti che mi piace di più del resto della vettura. No, Mini, nella quale non mi ci trovo più da minista della, sì, R53, diciamo 54, sì, l'ho detto mille volte. Devo dire che dietro mi piace perché quell'effetto, se non fai caso al buco di questa paratia, che ripeto, non capiamo perché l'hanno fatta così, ma ci sarà un motivo sicuramente, io sono troppo ignorante per capirlo, è chiaro che ha a che fare con i flussi aerodinamici. Probabile. Però dietro la culettata mi piace, cioè questo effetto bombardone mi gusta. Beh, questo alettone qua, con la parte interna, diciamo che hanno curato anche i dettagli, se vuoi, questo interno rosso col filettino nero, cioè devo dire che io molto, comunque molto curato. Un'occhiata ai dati della galleria, che sicuramente le avranno, no? Sicuro. Perché un alettone così, mamma mia, così... Non credo sia proprio una cosa estetica, io credo che un alettone del genere sia stato studiato accuratamente, cioè è difficile che mettano una cosa del genere solo per una questione estetica, quindi sì, però avrà sai, il gente, suo senso. Luca, lo sai meglio di me, la gente pensa, mettiamo un bel alettone, minchia la macchina tiene, no? No, cioè, no, quello no, che su non macchine è... di questo genere non possono permetterselo, secondo me sia le molature laterali che la parte, diciamo, dello spoiler posteriore sicuramente sono state progettate in maniera sensata da un ingegnere, non è che però vengono... sei d'accordo, no, è sicuramente come dici tu, però sei d'accordo che ci piacerebbe un ingegnere aerodinamico che ci spiegasse, sì, guardate, sì, che quell'alettone lì fatto così, che questo non è una cosa che puoi modificare in incidenza, no, è così, assolutamente. Però darà un certo tipo di reazione, no? Importanza, è un alettone che me lo trovo lì così e va bene da tutte le parti, o un alettone che mi dà dei benefici in un determinato tipo di utilizzo, capisci quello che voglio dire? Certo, mi piacerebbe che qualcuno desse una spiegazione più tecnica. Da ignorante vorrei che mi spiegassero il pacchetto aerodinamico di questa assolutamente vettura. Sì. Sono assolutamente sì. Cosa avete fatto, d'accordo, Luca? Ma qua per il momento abbiamo fatto poco, nel senso che il cliente ci ha chiesto di avere un sound, già la macchina di per sé chiaramente, a parte che non ha, diciamo, ha molta meno elettronica, quindi l'elettronica è molto meno invasiva rispetto alle John Cooper Works di serie, sì, quindi questa non ha il set settaggio, è sempre in sport, diciamo così, okay, quindi non ha il settaggio con una valvola per cui quindi già con lo scarico di serie faceva già il suo bel rumorino, però i due ragazzi volevano ancora di più. L'unica ditta che per il momento l'abbiamo aspettato anche 2 mesi e mezzo, penso che siamo i primi in Italia a montarlo su questa, perché ce l'hanno consegnato 2 giorni fa, dopo 2 mesi e mezzo di attesa, scarico doppio della Super Sprint, diretto, nel senso che fa tutta la parte posteriore fino al centrale. Sul centrale c'è il silenziatore ancora, giusto? Che tu l'hai... Ok, quindi meno male che c'è ancora, adesso l'accendiamo, nel senso che tutta la parte posteriore, il suo scarico originale è qua dietro. Si apre il baule Pasquale perché da lì, sì, non riesce a adesso farlo vedere. Te lo apro così vedi il... Ecco, come sempre spieghiamo, questo è lo scarico originale e tutta questa parte qua, che è il silenziatore, ed è piena di lana di roccia. Quindi tutto quello che è il sound che arriva dal motore viene fonoassorbito da questo padellone, chiamiamolo così, che va a ridurre in maniera notevole il sound. Ecco, tu fai conto che adesso purtroppo non l'abbiamo tirata giù dal ponte, quello che abbiamo montato noi, questo qua l'ha eliminato, cioè un tubo diretto, fino più o meno all'altezza del bracciolo, è un tubo diretto. Dopo c'è un silenziatorino centrale, poi questo sistema, chiamiamolo DPF per i benzina, che adesso nelle ultime macchine fanno, e poi ovviamente il catalizzatore. Quindi comunque ha ancora almeno 3... ostruzioni o 3 silenziatori. Nonostante questo, gliela accendi tu, gli fai sentire. Adesso poi è fredda, magari non ha. Grazie Mirko. Beh, bello sound, eh? Beh, bello pieno, dice, Bello pieno. Sì. Bello pieno. Cioè, come compressione, vabbè, al di là dei cavalli, si sente che è una bella compressione. Su quello, cioè, stavamo dietro, vibravano. Sì, 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 una vibravano bella, la cassa toracica. Un bel sound. Ecco. Interessante però capire perché questi ragazzi che
sono amanti e collezionisti, arrivo a dire, di GP. Sì. Non abbiano voluto tenerla con lo scarico originale, no? Che se lo terranno gelosamente, ma sai, è una questione, ripeto, come tutte le cose, quando tu vai a fare delle modifiche sulle macchine è sempre una questione soggettiva. Certo. Cioè c'è quello che è il purista che non la tocca neanche sull'ultima vite. Ci sono quelli che fanno, ad esempio, faccio poche modifiche sulla mia macchina, poche modifiche mirate, ma sono più legato all'originalità, per cui ne faccio poche. Ci sono quelli che invece esagerano e magari non tutti insieme, ma in un arco temporale di qualche anno te la stravolgono completamente. Il mondo è bello perché varia. Senti, giurami che non ti hanno chiesto niente di centralina per aumentare un po'. No, quello gliel'ho proposto. Io gliel'ho proposto e ho detto, caspita, la macchina fa già paura così. La prima cosa che mi hanno detto, dico, guarda, io l'unica cosa, perché adesso noi l'abbiamo finita adesso, non l'abbiamo neanche provata, quindi non ti so dire. L'unica cosa che dico, che sicuramente da un punto di vista tecnico, questo è logico, andando a togliere via quel grosso silenziatore, una parte di contropressione dello scarico l'abbiamo persa. Questo che cosa comporta? L'ho spiegato tante volte e lo ridico ancora adesso. Togliendo una parte di pressione, la coppia, che adesso c'è in basso, ed è un determinato valore, viene spostata leggermente verso l'alto. Al di là del fatto di guadagnare qualche cavallo, perché chiaramente qualcosa guadagni, però lo guadagni in alto, questa macchina quasi sicuramente in basso sotto ha perso un pochino, perso per qualcosa. Forza, perché tu hai perso una parte di pressione. Allora, il suggerimento che davo ai ragazzi è, io ve la consegno così, la provate, la usate un pochino, perché comunque anche la centralina non è che reagisce subito, ma si autoadegua dopo un certo numero o di accensioni o di chilometri, dipende dal tipo di centralina. Nel momento in cui vedete che lo spostamento di coppia è fastidioso, me lo dite, e facciamo una mappa, ma non finalizzata solo ad avere per ottimizzare, per 40-50 cavalli. Certo. Magari ne diamo 20, tanto per intenderci, ma andiamo a lavorare bene sugli anticipi per recuperare questa perdita di coppia, perché una macchina del genere non puoi perdere sotto, una macchina che deve avere la coppia subito. Sì. Quindi, anche se, come ci hai detto, in quella lungo lì deve essere, sì, deve essere una cosa spaventosa. Però secondo me, poi magari ne perde poca, ripeto, adesso finiamo, facciamo un giro e la proviamo, ma più che noi, che abbiamo meno l'esperienza, su una macchina del genere, loro che la conoscono bene, la sentono. Si è rimasti d'accordo che la settimana prossima, una volta che se la provano bene, mi diranno se è il caso o meno di fare questo. Senti, ti chiedo questo, allora, di ai due ragazzi, se hanno voglia, sì, di spiegarci magari la prossima volta, senz'altro, le caratteristiche aerodinamiche, perché ci deve essere, mi piacerebbe sentirle spiegate da qualcuno che ha detto, allora, ma io la voglio perché. Facciamo una bella cosa, la prossima volta li invitiamo con le due macchine, e ci dicono, facciamo anche un appuntamento, bello, così gli facciamo anche sull'altra macchina, sì, perché l'ho vista stamattina, perché sono venuti in sede, l'ho vista, magari ne mettiamo a confronto, facciamo carino, spiegare a loro che sono, ripeto, conoscitori, cioè, molto più di noi di questo genere di vetture. Mi sento dire dell'ignorante un'altra volta, dice, Bob, ma tu hai parlato di quella lettone, ma non sai che quella lettone, ma non sai che queste minigonne laterali servono Io dico sempre, non si nasce, cioè non è che possiamo sapere, noi lavoriamo, anche la stessa cosa tua, lavoriamo su tutte le marche, tutte le macchine, poi a volte ci fanno le critiche sui commenti, ma non sapevi che quella macchina aveva tre cavalli? No, non lo sapevo. Ragazzi, io lavoro sulle macchine, poi quando vado a casa faccio altre cose, non è che penso solo alle macchine, ogni tanto qualche cappella la dico anche, capito? Il discorso è molto La passione semplice. C'è, e quello la base, deve essere solo quella, grande passione. L'importante è fare dei lavori, al di là dei dati tecnici, di qualche cosa, l'importante è fare dei lavori che siano dei lavori fatti con criterio, non delle cialtronate che alla fine, se tu sbagli a fare determinate cose, le macchine è molto più semplice rovinarle che non farle andare meglio, attenzione. Verissimo. E quante te ne sono capitate di macchine rovinate? Parecchie. Ti ricordi che c'era un Audi massacrata con un motore che avete dovuto... Noi giriamo, mediamente, fai presto il calcolo, giriamo 350 a volte negli anni, anche 400 macchine all'anno. Sono 32 anni che lavoriamo, fai un calcolo matematico, vedi quante migliaia... Che sei vecchio, Luca, anche Mirko, secondo me è vecchio anche lui. Anche lui, ti ha fatto una leva, ha fatto la mossa dell'ombrello. Ci vediamo settimana prossima, dai, senti ragazzi. Sì, se vuoi ti faccio vedere, se hai ancora un attimo di tempo, ti faccio vedere quella Giulietta lì. Ah, scusami, io pensavo che... No, ti faccio vedere la Giulietta. Andiamo, Pascal, ti prego, ti seguo, Pascal, prego. Aspetta che mettiamo... Copriamo... Giustamente per la privacy, giusto, esatto, così. Esatto, tac. Baffo rosso, Giulietta. Infatti, no, questa te la volevo far vedere, perché ne abbiamo fatte un paio di puntate fa, avevamo visto quelle due Giulietta, quella rossa e quella blu.
Fra l'altro ho scoperto, che questo mi era sfuggito nella volta precedente, perché anche lì, nella mia somma ignoranza, non lo sapevo, quella blu è una serie speciale. Quindi non è il colore che sentirete, che dicevamo, sì, il colore che bello. Bello. È una serie speciale. Mirko ne sa più di me? Cos'è sì, quella? È la macchina che ho usato a Bologna alla presentazione della Giulietta all'epoca. Ok, per cui era destinata solo ai concessionari. Ed era destinata... Non in vendita. Non in vendita. 2017 hanno deciso di venderla e il cliente l'ha comprata. Per cui i complimenti, avevamo veramente un bello. Era un po' il concetto, mi sembra, tanti anni fa c'era stato un esempio analogo con le Delta Integrale. Ti ricordi che avevano fatto una serie speciale? Ah, sì, per i concessionari, che dove ne avevano data, non riuscivano a venderle, tra l'altro. Sì, ma è perché dove ne davano una per concessionario. Certo. Quella macchina lì è una serie particolare. Bene. Con colore. Ok, e questa invece? Allora, questa diciamo, è sempre Giulietta, ha lo stesso motore della blu, per cui 1.400 multi turbo, esatto, turbo benzina 100, cos'è? 160? 160. 160 cavalli, sì. 162, 160. Ma comunque, poi ci sì, si sì, non sì, sapete sì, che... Sì, una testata gli do. ok, quindi uguale a quell'altra, qui cosa abbiamo fatto? Era solo per farti vedere che ogni tanto, ce ne capitano molto meno di una volta, però ogni tanto ce lo chiedono. Abbiamo fatto due ritocchi estetici, cose, ripeto, poi anche lì può piacere, non piacere, niente, è una questione sottile. Secondo me è un lavoro venuto bene, perché è un lavoro molto modesto, quantomeno non troppo invasivo. Io, almeno, a me piacciono i lavori non troppo invasivi, le cose troppo, il tuning di una volta, quello pesante, non l'ho mai, no. Mai digerito. E ne abbiamo fatti, anzi, non le abbiamo mai fatte, perché proprio non mi andava a genio. Ecco, preferisco fare, non so, uno splitter davanti come questo, che è una cosa molto discreta, le minigonne laterali che sono queste, anche questa è veramente una cosa minima, non si vedono quasi, però è una cosa che paga l'occhio, e la parte posteriore con il, come quell'altra, soprattutto c'è il muro, con il, chiamiamolo estrattore o damper, chiamiamolo come vogliamo, della 1750. Quindi, contrariamente alla versione, quella tutta liscia, questa specie di estrattori che ricordano un po' gli estrattori che servono appunto da un punto di vista dinamico. Rispetto alla Mini, qua secondo me quel concetto lì va un po' un a po', perdersi, sì, però va bene, però. Poi però questo qui serve per contenere, uguale a quell'altra, lo scarico della Ragazzon. In questo caso abbiamo fatto il duplex della Ragazzon con i tubi da 102 tagliati a 30 gradi. E l'ultima cosa che abbiamo fatto è la verniciatura delle pinze freno rosse. Anche questo è una questione totalmente soggettiva. Ecco, basta. E la centralina elettronica fatta via seriale. Altre modifiche, quindi ripeto, piccoli interventi mirati appunto in questo caso parte all'estetica e ovviamente parte al motore, sempre lo step 1 che è il punto di arrivo. Questo ce l'aveva già. A me piace molto questo qui, questo è carino. Baffo sotto. Questo è carino, questo non è carino. Adesso perché lo vedi così alto, ma se lo vedi in basso scompare un pochino, un po' con il discorso di minigonne, è un vedo non vedo. A me piacciono molto questi lavori dove non cambi tutto il paraurti, non fai delle cose, e poi, ripeto, in un domani, quattro viti, tac tac tac, la riporti completamente originale, non hai bucato, cioè non bucato, chiaro, i buchi li fai qua sotto, sì, però, però non è che hai rovinato, non è invasivo, però. Non è pesante, sì, sì, sì. Io sono sempre, cioè, secondo mio modesto parere, le cose, i lavori di modifica fatti bene sono quelli totalmente reversibili. Cioè nel momento in cui, sia da un punto di vista di motore, assetto, anche questo scarico qua come quello della Cooper, metti sul ponte, fascette neanche saldate, fascettato, fatto bene, plug and play, tiri su uno, metti l'altro, e domani ti rompi o vendi la macchina. E altra cosa che suggeriamo ai clienti, tenetevi sempre i pezzi che noi andiamo a smontare, perché tanti furboni ci lasciano i pezzi, io dico un po', guarda che dopo due mesi, tre mesi li prendo e li butto nel rusco, perché non posso avere un magazzino enorme, teneteveli a casa da qualche parte, in un domani, soprattutto se voi date dentro la macchina ai concessionari, i concessionari vogliono avere la macchina assolutamente stock, ovviamente, ma logicamente, questo è, se la vendi a un privato magari... Te la godi tu, è una questione tua soggettiva. Magari quello a cui la vendi non gli piacciono determinate cose, gli piace la macchina nel suo insieme, se la compra originale. Certo. Intanto tu hai tirato via i pezzi e non hai perso certo. Nulla. Questo perfetto. Grazie Luca. Grazie Mirko. Grazie a te. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, utilizza per la Mini. Sì. Ciao.